Questo è uno Shakespeare che ha scelto me, non sono stata io a scegliere lui. La storia base è. C'è un padre che ha due figlie, una con un pessimo carattere e una aggraziata e morigerata. Naturalmente la morigerata ha una serie di corteggiatori, la bisbetica neanche uno. Che cosa deve fare? Lui è un uomo avido, deve piazzare il bene, per cui se non piazziamo quella maggiore bisbetica e ribelle, non daremo in sposa neanche la più giovane e più buona. Molto spesso quando si parla della tournée, si chiede un po' ai teatri, ai direttori dei teatri che cosa gli piacerebbe. Tutti hanno associato il mio nome alla bisbetica domata di Shakespeare. Il problema iniziale di bisbetica è che il protagonista della bisbetica domata in realtà è Petruccio, per cui questo doveva essere un Nancy Brilli in. Come fare per farlo diventare così? Ci abbiamo molto pensato, ci abbiamo molto lavorato, è stato fatto un lunghissimo lavoro di adattamento. Si è sostituito al prologo iniziale shakespeariano un gioco di teatro nel teatro. Invece di essere raccontata allo slai di Shakespeare, che è un ubriacone che comunque non c'è più nello spettacolo, una compagnia teatrale deve mettere in scena la bisbetica domata. Ci sono solo 10 attori per 34 personaggi. Come si fa? Il regista se n'è andato, i problemi che si incontrano. Infatti si chiama bisbetica, la bisbetica domata di Shakespeare messa alla prova, perché è una prova teatrale che finisce alla prova generale con un linguaggio adatto ai nostri tempi. Shakespeare era un autore decisamente popolare, è un'invenzione postuma, questa corona che hanno piazzato in testa a Shakespeare. Shakespeare parlava al popolo, per il popolo, con un linguaggio del popolo, regalandogli anche la poesia, soprattutto in questa fase iniziale. Questa è una commedia giovanile, è una commedia sperimentale di Shakespeare, bisbetica. Per la prima volta viene abbattuta la famosa quarta parete, per la prima volta si parla al pubblico. Per la prima volta si scende in sala, per cui c'è tutto un gioco di invenzioni che sono dal bassissimo trash alla poesia, c'è Fedez, c'è Monteverdi, c'è molta musica nel nostro spettacolo. C'è il tema della sottomissione al maschile. Queste ragazze, queste donne passano dalla sottomissione al padre alla sottomissione al marito. Noi come compagnia e io come attrice non lo riteniamo ammissibile nel 2016, per cui senza snaturare il discorso di Shakespeare, quello che ci si domanda dall'inizio è come si fa a dire parole come mettete le mani sotto i piedi del vostro uomo oggi, semplicemente capendo che c'era molta ironia nelle parole dell'autore. Il monologo finale di Caterina è un monologo addirittura barocco nella sua esposizione. Dirà il suo punto di vista utilizzando queste parole, cioè tutto questo è ammissibile soltanto se ho un patto d'amore di reciproco scambio. Non c'è sottomissione al maschile, non c'è sottomissione né di uno né dell'altro, l'unica sottomissione ammissibile è all'autore. Mi piacerebbe che ci fosse una formula per portare i giovani a teatro. La formula intanto è parlare un linguaggio a loro comprensibile che non sia noioso, perché purtroppo ancora tanto si vede tromboneggiare in teatro, perché sono linguaggi vecchi, erano già vecchi quando sono stati inventati. Si può parlare un linguaggio che vada diretto ai ragazzi, però bisogna anche fare una politica seria di coinvolgimento. Un ragazzo che va all'università probabilmente non ha i soldi per pagare il biglietto. Il biglietto non può costare 20 euro per un ragazzo che studia. Questo comporta fare una promozione dove si può invitarli gratis, dove si può fare un biglietto molto molto basso per loro e proporgli cose che siano istruttive, seduttive e coinvolgenti. Noi ci siamo molto dati da fare in questo senso con Bisbetica. Parliamo un linguaggio schietto, utilizziamo la poesia, ma anche prosa quotidiana, riferimenti al quotidiano. Credo che questa sia la strada. Abbiamo bisogno di nuove generazioni che vengano e che si innamorino, perché poi nel momento in cui vanno a teatro scoprono che gli piace.
miei cari lettori, follower di Fanpage. Venite a te.